sono in TV. Che risate e che guai combinerà. Temi la minaccia è arrivato qua. Con la bicicletta evoluzioni fa. Con gli amici che Valdoria ci sarà. Il signor Wilson non lo sopporta più. Quanta allegria ci porti sempre. È un po' noiosa, ma con te è un'altra cosa. Sorrisi ed allegria a noi regalerai. I grandi non ricorda anche c'è un po' di degni in tutti noi. Una giornata ordinaria con te è straordinaria. La scuola è un po' noiosa, ma con te è un'altra cosa. Sorrisi ed allegria a noi regalerai. I grandi non ricorda anche c'è un po' di degni in tutti noi. Hai visto per caso il direttore di scena? Ma figuriamoci, noi stelle non ci mescoliamo con la gentaglia. Ehi, ragazzino, tu hai qualche impegno? Chi? Io? No, no. Beh, adesso ce l'hai. Vieni, ti dirò come si fa il direttore di scena. Oh, cavoli, direttore di scena! Cosa fa un direttore di scena? Tu fai solo quello che ti dirò ed andrà tutto bene. Primo, preparati a tirare il sipario. Ognuno al suo posto, in posizione, sipario tra un minuto. Salve, signor Wilson, che cosa ci fa lei qui? Questo è il mio personaggio nella commedia, Danny. Si dà il caso che la signora Wilson sia il presidente della compagnia teatrale cittadina. Cavoli, forse non lo sa, ma io sono il direttore di scena. Tu sai che cosa? Tutti ai vostri posti. In bocca al lupo, signor Wilson. Se ci sei tu qua dietro, mi aspetterà un leone. Su, forza, tira la corda del sipario. Di corsa, vai. Signore. No, no, non quella corda! Ehi, ma dove è andato a finire? Cavoli, si fida talmente di me che mi lascia qui da solo! Mi chiedo in qual luogo possa trovarsi ora la mia dolcissima nipotina. Oh, mi pare di udire i suoi passi! È la mia entrata. Mi raccomando, illuminami con una dolce luce azzurrina. Luce azzurrina? Vediamo un po'. Beh, deve essere questo pulsantino azzurrino. Oh, la mia graziosa nipotina adorata. Vieni qui da me, lascia che ti abbracci. Oh, nonnino, vieni tu ad abbracciarmi. Niente potrebbe tenermi lontano da te, bambina mia. Niente! Beh, cioè, quasi niente! Nonno, stavo per dimenticarmene! Ti ho portato la tua torta preferita! La mia preferita! La torta con la panna montata! Dammela subito! Danny, spegni subito quell'affare! Scappiamo via insieme! Cavoli, signor Wilson, lo sa che è stato fantastico! Senti, lascia perdere, piuttosto svelto con il cambio di costume! Oh, subito, signor Wilson! Dunque, vediamo un po'. Il mio carissimo nonnino è così coraggioso, così saggio e così intelligente! Bene, bambina mia! Ecco, adesso sono pronto per affrontare le intemperie invernali!
E dov'è la neve? Oh, mamma mia, e adesso dove la trovo la neve? Danny! Vai subito alle battute finali! E allora, addio! Oh, mio adorato nonnino! Sì, mia piccola stella alpina! Ormai la luce sta calando! Cala? Oh, allora bisogna cercare di aumentarla! Ma quale sarà la leva giusta fra queste? No! No, nonnino mio! Tu non devi abbandonarmi! Oh, io non ti lascerò mai, cara! Voglio dirle che è stato bravissimo, signor Wilson. Come diciamo noi in teatro, credo che sia nella bocca del lupo. Già, è proprio quello che credo anch'io, Danny. A me mi ha già digerito. Che cosa hai detto, Joy? La mamma mi ha detto! Ecco, così andrà meglio. Credo che Joy volesse esprimerle la nostra più sincera gratitudine per averci permesso una visita guidata nella sua azienda spaziale. Oh, bene, Joy. Spero che troverete questa visita molto interessante. Ma mi raccomando, state con me e non allontanatevi mai. Ehi, papà, che cos'è quello? Danny, ti avevo raccomandato di non allontanarti. Quello è il tunnel del vento, Danny. Serve per controllare le reazioni di un'astronave all'attrito dell'aria. È molto interessante, signor Mitchell, ma che stanno dicendo quegli scienziati a Danny? Danny! Ciao, papà! Danny! Chissà che cosa serve questo. Guarda che se non mi molli il piede finisce che mi arrabbio e ti darò in testa questa astronave! Danny! Questa è una centrifuga, viene utilizzata per provare gli effetti della gravità sugli astronauti. È una bellissima giostra, fammi fare un giro. Ma no, Danny, è uno strumento di alta precisione, però vi mostrerò come funziona. Ecco, quando ci si è bene assicurati alla sedia, la macchina viene accesa e poi... Si fa così? Spegnila! Ok. Spegnila, Danny! Mi andavo a vomitare! Probabilmente si disattiva così. Voglio parlarti solo un attimo, Danny. Da qui si visualizzano le rotte di tutti i satelliti in orbita attorno al mondo. E possono essere guidati da qui? Ma no, Joy, non possono essere guidati da qui. Girano intorno all'incrocio sbagliato? Beh, se per caso vanno fuori rotta e c'è il pericolo che possano causare dei guai, noi possiamo distruggerli premendo un semplice tasto. E questo è il tasto giusto? Danny, non devi toccarlo!
cosa hai combinato? Henry Mitchell è pregato di venire a rapporto all'ufficio centrale. Sì, ragazzi, venite con me. Chi l'avrà spento? Voi aspettatemi qui, tornerò subito. Disoccupato, ma tornerò subito. Andiamo laggiù ad aspettarlo, corriamo! Ma tuo padre non ci aveva detto di aspettarlo di là? Voleva solo dire che dovevamo aspettarlo da qualche parte. Beh, io torno dove ci aveva detto lui. È fantastico! Da sbaglio! Wow, che meraviglia! Danny, fai qualche cosa! No, forse è meglio se non fai niente. Potrò girare la nave e tornare a terra. È meglio che ti sbrighi, guarda là. Che cosa? Ehi, sembrano guai in arrivo. È una tempesta di meteoriti. E io che ho addosso le scarpe da tennis. Sta attento. Niente paura, ce la faccio. Proprio bravo se mi è concesso farmi i complimenti. È stato divertente, vero Joy? Joy, ma che cosa stai facendo lì sotto? È già finito tutto. Ho imparato a guidare questa astronave. Devo dire però che segue i comandi troppo lentamente per i miei gusti. Se è troppo lenta, chissà che cosa fa una veloce. Probabilmente è a causa di tutto il carico che portiamo. Allora liberiamocene un po'. Danny, no! Ormai è fatta. Hai azionato lo scarico di tutto il nostro combustibile. Non ce la faremo più a ritornare. Ma cosa faremo allora? Io credo che mi metterò a piangere. Se le mie coordinate sono giuste, e credo lo siano, dovremmo essere molto vicini alla Luna. Non dovrò far altro che allunare fra poco. Cavoli! Hai sentito, Joy? Stiamo andando sulla Luna. La Luna? Ma se la mamma non mi fa attraversare la strada? Eccola lì, la Luna. Ecco, siamo allunati. Ma davvero siamo sulla Luna? Sì, sembrerebbe proprio così, Danny. Che cos'è quello? Forse sono lunoidi. Ma che cosa?
cosa dici? Non esistono i lunoidi. Forse sono i mostri lunari. L'uomo ha dimostrato che non può esserci vita sulla luna. Ah, sì. E chi sta aprendo la porta? Dovevate credere. Invece siete dentro a un simulatore spaziale. Vuol dire che non eravamo davvero nello spazio? No, Joy. Voi dovevate solo crederlo. Devo congratularmi con voi per come avete manovrato l'astronave. Beh, che cosa ne pensate? Nell'insieme diciamo che è soddisfacente. Comunque avrei un paio di suggerimenti per fare alcune modifiche. Lo sapevo dall'inizio che era tutta una finta. Ah, dici davvero? E come te ne saresti accorto? Perché un'astronave di queste dimensioni avrebbe avuto bisogno di una propulsione enorme per ottenere una velocità di decollo di 11,2 km al secondo, e cioè superiore alle 25.000 miglia all'ora. Io penso che le svendite dei garage siano una cosa ridicola. E poi noi un garage ce l'abbiamo già. Ma no, caro, una svendita di garage dove si svendono le cose di cui non si ha più bisogno. Ad altre persone che non ne hanno bisogno. Mamma, posso spendere qui i miei 50 cents? Certo, sono soldi tuoi. Oh, cavoli! Povero bimbo, crede di trovare realmente qualcosa per soli 50 cents? Wow! Che meraviglia! Su questo banco costa tutto 50 cents! Ehi, com'è bello questo flauto! È così che pensi di divertirti, Danny? Eh sì, comincia a piacere. Danny, ti sei ricordato di mettere il tappo al dentifricio? Certo che l'ho messo, mamma. Oppure era ieri che l'ho messo. Ti prego, Danny, sto cercando di leggere. Santo cielo, Danny, dove la prendi tutta quell'energia? Credo che siano i biscotti al burro di arachidi. Perché gliel'ho chiesto? Harry, mi aiuteresti ad asciugare i piatti? Oh! Ma che strana faccenda! La musica aiuta le persone a rilassarsi. Spero che il signor Wilson non si sia ancora rilassato. Salve, signora Wilson. Sono venuto per suonare un po' il flauto al signor Wilson. Che pensiero gentile. Ma il signor Wilson sta pranzando in questo momento. Perché non lo suoni per me? Ma certamente, signora. Martha, vieni a vedere. Hai messo ancora troppo aglio nel sugo.
Sì. Ma che cos'è questo terribile baccano? Dovevo immaginarlo. Danny è venuto apposta per suonarti un po' il flauto. È vero che è gentile. Marta, fosse davvero gentile, sarebbe rimasto a casa. Ora, Giorgio, tu te ne starai qui ad ascoltare Danny ed io finirò di spolverare di là. Non posso nemmeno rilassarmi e godermi in santa pace il pranzo. Il mio flauto l'aiuterà a rilassarsi, signor Wilson. Vedrà che bello, si sentirà come se galleggiasse nell'aria. Adesso basta, Danny. Quel coso mi sta facendo venire mal di testa. Che cosa le è successo, signor Wilson? Cosa ti sembra che sia successo? Ho inciampato nel tappeto! Oh no, adesso basta! Danny, smettila di suonare quell'affare! Mi dà sui nervi! Sì, lo vedo, ed è anche tutto sudato. Danny, sai che cosa facciamo? Vendimelo, ti darò un bel dollaro per quel flauto. Ma non sarebbe giusto, signor Wilson? Ok, allora che ne dici di $3? Dico che non è ancora giusto. Va bene, $5. Però questa è la mia ultima offerta. Cavoli, $5? Si figuri che volevo venderglielo solo per 50 cents. 50 cents? Oh, che bello! Adesso ho i soldi sufficienti per comprarmi un tamburo! Un tamburo? Oh no, che cosa ho fatto? No, Danny, aspetta! Torna indietro, Danny! Sono in TV. Che risate e che guai combinerà. Danny la minaccia è arrivato qua. Con la bicicletta evoluzioni fa. Con gli amici che Valdoria ci sarà. Il signor Wilson non lo sopporta più. Quanta allegria ci porti sempre tu. Una giornata ordinaria straordinaria, la scuola è un po' noiosa, ma con te è un'altra cosa, sorrisi ed allegria, a noi regalerai i grandi non ricorda anche, c'è un po' di Danny in tutti noi, una giornata ordinaria, con te è straordinaria, la scuola è un po' noiosa, ma con te è un'altra cosa, sorrisi ed allegria, a noi regalerai i grandi non ricorda anche, c'è un po' di Danny in tutti. Ooh.